con il simbolo della vittoria e un post pubblicati entrambi dal profilo della redazione delle Iene, Nadia Toff ha dato sue notizie in seguito al malore improvviso che l'aveva colpita ore prima, sabato 2 dicembre, verso le 13.45, mentre si trovava nella sua stanza di hotel a Trieste. La notizia aveva subito preoccupato i colleghi e i milioni di telespettatori che la seguono in TV, poiché la prognosi era riservata, ma le indiscrezioni parlavano di condizioni molto gravi a causa di una patologia cerebrale in fase di definizione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, la conduttrice inviata delle Iene si era sentita male all'improvviso e dopo aver chiamato i soccorsi sul luogo erano arrivati in pochi minuti un'auto medicalizzata e un'ambulanza. E Nadia Toff era stata trasportata, si legge sul quotidiano, in estrema emergenza all'ospedale di Cattinara a Trieste, dove è entrata subito in rianimazione. In seguito a un primo ricovero è stata poi trasportata in serata all'ospedale San Raffaele di Milano, in elisoccorso. Dopo altre ore di ansia, ecco la bella notizia. Nadia si è svegliata e ha comunicato coi suoi follower. Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino. Ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo coi medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Torno presto, Nadia. Un augurio che le facciamo anche noi. Torna presto, Nadia.